devo dire con alti e bassi, non è che sia molto semplice fare l'associazione ambientalista in un paese come questo in cui ormai i ministri che si sono succeduti, vabbè, stendiamo un velo pietoso, ma gli ultimi in ordine di tempo che hanno considerato il ministro dell'ambiente, il ministero dell'ambiente come il retrobottega dell'industria privata, mi riferisco alla Presti Giacomo o cose di questo genere. Ormai hanno distrutto anche questo concetto, questo rapporto, però ha conosciuto gente che è disposta, il movimento, voi sapete il movimento non è un partito, il movimento si costruisce intorno alle lobby, il movimento si costruisce intorno, e sono momenti, io considero come vorrei dire un'associazione ambientalista come un autobus, la gente sale nel momento della lotta, poi scende, poi si ricompone, poi risale ancora, secondo contenuto delle battaglie che fai, secondo la pregnanza, il rapporto diretto con la gente, e quindi non è una soluzione politica, è una soluzione di movimenti. Vedete perché in Francia e in Germania i movimenti, per esempio come i Verdi, hanno successo? Perché sono la somma di movimenti, non sono un partito, al momento elettorale si trasformano in partiti con tutti. E poi ci sono momenti in cui il movimento è alto e quindi hanno i voti e hanno i rappresentanti, nel momento in cui i movimenti cascono, non vengono neanche rappresentati in Parlamento, cascono, e con questo non finisce il mondo, non finisce la politica, non finisce l'iniziativa politica, anzi continua. Invece a noi sembra che, Giovanni mi scuserà, sembra che non essere arrivati in Parlamento sembra che sia la fine del mondo. No, non è la fine del mondo, continua la lotta con altri mezzi. No, mi riferisco al dibattito che c'è stato nei mesi scorsi e negli anni scorsi. La lotta continua in qualsiasi modo, il problema è avere ben chiaro che cosa è l'obiettivo dell'unità, l'obiettivo di mettersi insieme, l'obiettivo di superare degli steccati che ormai sono ideologici, ma all'ultimo livello. Vedete, quando c'è crisi subentra proprio questa logica del settarismo e ognuno pensa al proprio piccolo orticello, punto e basta. Ecco, questo è l'insegnamento che viene. Democrazia Proletaria quindi non è chiusa questa esperienza, perché è un'esperienza che vive nel tempo e negli anni, e sarebbe giusto che si organizzassero dei dibattiti, si organizzassero dei momenti di incontro per chi adesso ha 20 anni, per chi adesso è giovane. Perché, vedete, noi abbiamo un salto spaventoso fra la mia generazione e la generazione di adesso. Non c'è la generazione di mezzo, scusate questo termine, non c'è la generazione di mezzo. E la generazione di mezzo è il yes man, e quelli che sono arrivati al sistema in mille modi e mille forme e hanno continuato a vivacchiare, non si sono mai posti un problema ideologico, non si sono mai posti problemi di utopie. Noi eravamo pieni di utopie, ma ben venga un agente, un giovane, un uomo, una donna che ha in mente un futuro migliore, che abbia in mente qualche cosa di diverso. Invece adesso ha in mente il mercato, le banche e la società così come si è andata a configurare. Una piccola critica a Matteo: il libro, di solito la storia la fanno i vincitori. Nel caso specifico qui non si tratta di vincitori e perdenti, è troppo coricato su Rifondazione Comunista, quindi risente di questo limite, e questo è il mio giudizio personale, naturalmente mi sbaglio, che forse c'era la necessità di avere un rapporto molto più ampio negli incontri. Io spero che tu possa fare un aggiornamento e in questo senso posso darti un contributo, non solo io ma anche altri che hanno militato in Democrazia Proletaria. Grazie Guido. Adesso passiamo la parola a Giovanni Russo Spena, ultimo segretario di Democrazia Proletaria, oggi dirigente di Rifondazione Comunista, appena citata da Guido.
meridionalista. Ti hanno sempre presentato così, ancora non ti ho sentito parlare di Meridione. È per questo ti darò fastidio stasera. Sempre in un'ottica della costruzione di questa sinistra, che noi ovviamente speriamo che parta da Salerno, che però si allarghi anche a livello nazionale su un progetto di questo genere. E com'è possibile collegare, diciamo, un meridionalismo del terzo millennio con i movimenti anticapitalisti che si stanno sviluppando un po', si stanno risviluppando in tutto il mondo, specialmente quelli dell'area euro-mediterranea? In breve, guarderò poi la risposta dentro, perché dipende, occorrerebbero appunto dei convegni. Ma poi l'abbiamo fatto, penso che tu ne abbia letto gli altri. No, io volevo innanzitutto ringraziare SEL, di Fondazione Comunista di Salerno, che hanno organizzato questa serata. Io mi limiterò ovviamente a 3-4 punti per quella che io ritengo sia l'identità di Democrazia Proletaria. E dico subito che in questo mi crea emozione, perché ritengo, come diceva Angelo, che dicevano gli altri compagni, Eugenio, Elisani, che Democrazia Proletaria è stato un vissuto portante della nostra militanza, della nostra vita politica. Io dico senza tema di smentite, è stata la parte migliore della mia vita politica, del mio vissuto politico. E il libro, così come questa serata, ci permette, purtroppo troppo in breve, ma ci permette di fare anche una riflessione su se stessi. In questo senso non ho paura della marcord, della nostalgia, ho paura del reducismo, quello sì, ma nessuno di noi è reduce, siamo attivissimi, anzi io credo di essere come voi attivo, magari in forme diverse, in maniera diversa, come lo ero in Democrazia Proletaria, con lo stesso spirito, con la stessa passione, con la stessa capacità, mediocre o meno, di militanza. E credo in questo senso il libro di Matteo sia un libro importante. Io non ci vedo nemmeno in verità quella critica che faceva Guido poco fa, anche che parla di Fondazione Comunista, delle origini, quindi di tutta la Fondazione Comunista. Cioè quella che poi è rappresentata dai costruttori di questa serata, in qualche modo, io riconosco essere stati appunto parte integrante della continuità di Democrazia Proletaria, ma è importante, credo che questo sia il punto, Matteo poi ce lo dirà dopo, è importante che un giovane giornalista di grande prestigio come Matteo, che non fa parte della nostra generazione, abbia in maniera snella, intelligente, come dire, abbia scoperto Democrazia Proletaria. E qui mi interrogerei su questo, come mai Matteo ha scritto un libro su Democrazia Proletaria, l'ha scritto in maniera vivace, certo, è laterale, è il suo punto di vista, ma tutti i libri che non siano archivio, che non siano mero archivio, sono così. Io credo, questa è la mia tesi, ovviamente Democrazia Proletaria è un vissuto personale, Democrazia Proletaria appunto, come veniva detto, lui diceva un contenitore, insomma è una forma plurale di ricerca politica. Ecco, io credo, per quanto mi riguarda, che Democrazia Proletaria, e di questo vorrei parlare, di questi tre punti fondamentali, presenta un'attualità di nodi politici, di temi politici che ancora oggi sono irrisolti. E lo vedo all'interno della mia organizzazione, all'interno, vorrei dire, del mio vissuto dentro Rifondazione Comunista. Abbiamo anticipato i tempi, non so se l'abbiamo anticipati o meno, poi dirò qualcosa su questo, sui nostri limiti, ma credo è che su un punto noi dobbiamo partire come riflessione, il rapporto fra memoria storica e oggi, contro quella che veniva chiamata appunto la damnatio memoriae dai classici, cioè la dannazione della memoria. Ecco, io non la penso, dico subito, dirò delle cose per punti, io non la penso come Walter Veltroni, cioè che per costruire il futuro bisogna abbattere il Novecento.
cioè abbattere il ventesimo secolo, bisogna dimenticare quello passato. Io penso esattamente il contrario. Noi abbiamo accumulato un progetto, una proposta politica e quella proiettiamo in avanti. A me è capitato appunto come secondo e ultimo segretario di Fondazione Comunista, dopo Mario Capanna, concludendo il congresso di autoscioglimento di Democrazia Proletaria, di pronunciare per la partecipazione alla costituente del movimento di Fondazione Comunista, da cui parte appunto Matteo, pronunciai in qualche modo un ossimoro di cui sono ancora convinto. Dissi: ci sciogliamo con malinconico entusiasmo. È un ossimoro, malinconico ed entusiasmo. Malinconia perché indubbiamente ero cosciente nel momento in cui pronunziavo, diciamo, questa frase ultima nella mia relazione conclusiva Democrazia Proletaria, che probabilmente avremmo ricominciato un'altra traversata nel deserto come quella dopo la sconfitta del 79, perché non sarebbe stato tutte rose e fiori. Avevo ragione, le vicende di Fondazione Comunista sono vicende a mio avviso importanti, esaltanti ancora oggi, ma sono state vicende travagliate. In qualche modo vi è stata una diaspora che dobbiamo tentare infatti di ricomporre, ma non è il tema, non è il tema di questa sera. Malinconia perché noi siamo stati un'organizzazione che aveva un rapporto di militanza e di confronto interno serrato, anche mite in qualche forma. Cioè eravamo certamente, come dire, molto appassionati e portavamo avanti con molta forza le nostre idee, ma faziosi non eravamo. E poi perché avevamo attraversato un momento molto duro, qui non è stato ricordato, ma attorno a noi, e parlo già dalla metà degli anni 70, 74, 75, attorno a noi crollavano i gruppi, crollavano le organizzazioni, crollavano dentro una congerie e una temperie storica durissima, aspra, sia sul piano del sistema politico, sia sul piano della formazione sociale, poi dirò un attimo anche sul piano della democrazia, appunto, il terrorismo, gli anni di piombo, insomma, non ricordare questi aspetti significa non capire poi Democrazia Proletaria. Io credo che Democrazia Proletaria, la sua forza sia stata in questo, cioè quella di aver evitato in qualche modo l'autodissoluzione di un tessuto anche di militanza. Quello che Franco Fortini, che è stato il nostro grande maestro, mi ricordo in un convegno che facevamo a Milano, molto importante, di cui era uno dei relatori, segretario della Mari, Mario Capanna, chiamò il superamento del disperazionismo. Il disperazionismo aveva portato allo scioglimento anche di Lotta Contina non molto tempo prima. Cioè in qualche modo noi eravamo portatori di una progettualità radicale e di quella che chiamammo appunto il realismo dell'utopia con Bloch, e ricordo appunto che proprio in quel convegno, perché appunto è importante il libro di Matteo, come dire, anche il ripensamento di un vissuto, perché altrimenti facendo ogni giorno attività politica, io dico spesso, la nostra vita, citando Chizzi, è un po' come l'acqua che scorre sul marmo. Ecco, qualche volta invece bisogna fermarsi, costruire un'agenda, comprendere cosa facciamo. Beh, noi appunto dicemmo allora, noi ex 68 ed ex democroletari, siamo sempre stati dalla parte di Bloch più testardi dei muli. Questo era il nostro realismo, eravamo più testardi dei muli, fra tanti limiti, fra tanti errori, ma perché ci sentavamo eredi di tutte le storie comuniste, socialiste, non dimentichiamo i cristiani. Io venivo appunto dalla tradizione delle comunità cristiane di base, poi l'ACPOL, poi l'NPL, incontrammo il PSIUP, il nuovo PSIUP, dopo lo scioglimento appunto del PSIUP, quella parte del PSIUP, perché è un pezzo di storia importante, che non aveva accettato lo scioglimento e l'ingresso nel Partito Comunista Italiano, che per noi fu un dato importante, per noi comunità di base cattoliche e cristiane, perché scoprimmo un pezzo importante di sindacalismo militante, un pezzo importante del movimento operaio. Insomma, voglio ricordarlo, uno dei nostri maestri è stato Vittorio Fono. Non dimentichiamo cosa ha significato Vittorio Fono nella storia del movimento operaio, era
un nostro coordinatore politico, era un nostro ideologo, io lo considero un nostro formatore, io ero il più giovane della segreteria in cui lui era appunto la parte importante, pensando, Silvano Vignati, Elio Giovannini, Lettieri e così via. E poi ci incontrammo con un'esperienza comunista, che era l'esperienza appunto, l'esperienza del manifesto, l'esperienza antistalinista, un'esperienza anch'essa importante. Voi capite quanto era difficile mettere insieme tutte queste culture. In qualche modo la Democrazia Proletaria ci riuscì per una parte, ci tentò, questo ovviamente creava delle grandi contraddizioni. Prima si parlava della contraddizione della centralità capitale-lavoro e della centralità uomo-donna-natura, ne parlava appunto Guido in termini che, con cui concordo, ma fu aspro in quel momento. Stiamo parlando di una storia che è cominciata a metà degli anni 70 e che ha avuto anche momenti di punta, perché poi la Democrazia Proletaria bisogna anche illustrarla per alcuni meriti particolari, ha avuto dei momenti di punta fondamentali, anche dei momenti difficili. Noi venivamo dall'esperienza Quaderni Rossi, ricorda Matteo nel libro, giustamente, Panzieri, l'inchiesta operaia. Non vorrei dimenticare la formazione appunto dei CUB, che ha significato il CUB della Pirelli, che ha significato l'Alfa Romeo, cosa hanno significato le prime cause per la cassa integrazione a rotazione. Ecco, prima ancora della raccolta delle firme per l'estensione dell'articolo 18, le prime cause della cassa integrazione a rotazione, con quello che poi è diventato un pezzo importante di magistratura democratica e dei giuristi democratici, Castelli eccetera, a Milano, e non solo, ovviamente le ha costruite, diciamo, la cellula operaia dell'Alfa di Democrazia Proletaria. Quindi noi veniamo da questa storia operaista, ma operaista non stupida, operaista appunto capace in qualche modo anche con difficoltà interne. Io ricordo, ho bisticciato tantissimo con quei compagni, io ricordo un'assemblea difficilissima in Liguria dove i nostri compagni appunto mi contestarono in una fabbrica che produceva armi, un'importante, adesso non faccio nome, però la più importante fabbrica italiana, Lodo Melare, produceva armi, dove io andavo a portare l'idea appunto della riconversione a nome appunto della segreteria nazionale, e i compagni dicevano no, perché tu ci fai perdere il posto di lavoro. Cioè eravamo a questo, io ricordo di aver preso insieme ad altri compagni, a Mario e altri compagni, dei pietre a Cengio, all'Acna di Cengio, quando ci battavamo per la chiusura e la ricommissione dell'Acna di Cengio, avevamo ragione, dicevamo lì c'è un sindacato giallo, perché i sindacati chimici allora erano sindacati gialli, adesso si è anche un po' esteso il giallismo dei sindacati, no? Voglio dire, erano sindacati gialli, vi porteranno tra l'altro al depenimento e alla fine della fabbrica se non fate la riconversione, che significava con progetti, devo dire, per i saperi, le culture, gli scienziati, medicina democratica. Pensate, apposta sono stati nominati alcuni, Cortellesse eccetera, cioè una progettualità alternativa che permetteva una riconversione basata sulla qualità dell'occupazione, come la chiamavamo. Non vorrei dimenticare uno, forse il documento più importante su questo punto, ancora oggi, io l'ho riletto qualche mese fa per un convegno, ancora oggi io credo importantissimo e fondamentale. Credo che i sindacalisti, i compagni del sindacato dovrebbero far tesoro di questo, è stato il documento scritto da Giancarlo Sacco, che era un militante, un dirigente di Democrazia Proletaria, oggi nella Federazione della Sinistra, un sindacalista importante, che ha scritto il documento su questo, io credo, fondamentale, partendo dalla Farmoplan. Ricordate la Farmoplan, tutto il problema della riconversione della Farmoplan. Ma in Campania, e che io credo, che forse, perché quello è stato un punto fondamentale e poi è arrivato anche istituzionalmente ad una conclusione positiva. Io abitavo a Torre del Greco allora, ricordo che la prima battaglia che c'è stato contro l'amianto è stata quella delle officine ferroviarie di Santa Maria La Bruna, i compagni Maranta, ve li ricordate, Maranta e tutti la cellula ferrovia di Santa Maria La Bruna, allora è cominciata la lotta contro l'amianto. E quando andavamo in fabbrica, i sindacati ci volevano buttare fuori, insomma, momenti anche esaltanti, gli operai che ci chiedevano di entrare. Quando entravamo in quella fabbrica, il nostro avversario della CGL, quello che ci avversava, si chiamava Moretti,
e oggi è l'amministratore delegato delle ferrovie che chiude i treni dei pendolari per fare il treno ad alta velocità, come vedete. Quando io dico Democrazia Proletaria ha precorso una storia i cui nodi sono ancora oggi, dico questo. Poi la lotta sull'amianto portò ad una legge, nell'82-83 siamo arrivati in Parlamento alla legge. Ma pensiamo alla parte internazionale, non la voglio fare troppo lunga, ma pensiamo alla parte internazionale, è stato giustamente ricordato già, ma non dimentichiamo, qui c'è Guido, quindi lo voglio ricordare, che Democrazia Proletaria ha permesso un riconoscimento diplomatico dell'OLP attraverso la mozione approvata nel Parlamento italiano, non dimentichiamo, Capanna prima, poi io da segretario siamo stati e siamo tuttora membri onorari della presidenza dell'OLP, non dimentichiamo appunto cosa ha significato il rapporto, si chiamavano il Partito Sandinista in Italia, veniva giustamente ricordato da Angelo nell'introduzione, perché abbiamo partecipato addirittura alla costruzione di quella Costituzione, è stato ricordato giustamente Ferraioli e quindi il nostro garantismo, io qui vorrei ricordarlo perché non lo ricorda nessuno purtroppo, un grande fratello, un grande uomo, una grande persona che è morto 3 mesi fa, Giulio Girardi, morto 3 mesi fa, che anzi andrebbe ricordato, non capisco perché non riusciamo a costruire dei momenti di riflessione e di memoria. Giulio Girardi ha lavorato a lungo appunto con il Nicaragua. Eravamo al di là dei nostri rapporti internazionali, i rapporti con Lula. Noi abbiamo conosciuto e avuto rapporti con Lula quando era il vice segretario del sindacato, quando poi si presentò alle prime elezioni le perse, alle seconde le perse e poi le ha vinte, è stato presidente del Brasile, insomma era un compagno che si sentiva un compagno della proletaria attraverso i compagni sindacalisti della CISL di Torino, Tridente eccetera, era un compagno che stava a casa nostra, quando veniva in Italia stava a casa nostra, quindi grandi esperienze internazionali, ma soprattutto il dato del rapporto nord-sud. Noi allora appunto, per richiamarmi anche a un contesto della domanda che Matteo faceva, cioè noi in qualche modo ritenevamo già allora che il punto fondamentale a livello internazionale, quindi di un internazionalismo di classe, un internazionalismo che guardasse alla società e non ai campi, perché eravamo veramente antistalinisti, eravamo veramente contro quello che era diventato l'Unione Sovietica e pensavamo a forme di rivoluzionamento a livello internazionale, non eravamo campisti, ma eravamo appunto per la solidarietà delle lotte a livello internazionale e quindi guardavamo allo sviluppo duale, rapporti nord-sud. Questo era Democrazia Proletaria. E Democrazia Proletaria aveva un grande problema, perché non dobbiamo parlare solamente, dobbiamo parlare anche delle difficoltà. Il grande problema di Democrazia Proletaria, uno l'ha citato Guido, era un partito militante, era un partito che non riusciva probabilmente a far diventare campagne di massa o comunque voto di massa, le sue intuizioni, il suo progetto, la sua militanza che era straordinaria, come abbiamo visto e come abbiamo tutti detto questa sera. Io credo però, come dire, che degli errori l'abbiamo fatto, no, ma delle attenuanti l'avevamo, nel senso che nella nostra traversata nel deserto noi affrontavamo un partito comunista che non era certamente il Partito Democratico di ora, un partito un po' fatto di feudi locali e di personaggi e personaggini e comunque fragile nella militanza. Affrontavamo una socialdemocrazia di massa di grande radicamento operario, anche dalle strutture molto dure e molto aspre contro la nuova sinistra al suo interno. Noi eravamo spesso considerati gli amici del padrone quando contestavamo la sinistra e il Partito Comunista. Noi, ricordo che allora scrivemmo un libretto con Lidia Menapace su questo punto, che anch'essa andrebbe riletta ancora oggi, si chiamava non a caso l'eterna questione, cioè noi eravamo convinti che l'eterna questione fosse quella del nostro rapporto nel Partito Comunista. E questo ci indusse anche, diciamo, a degli errori. Io per esempio ritengo adesso autocriticamente, allora fui uno di quelli che con FOA, come allievo di FOA, fui fautore di quella scelta. Noi nel 79, come Matteo nel libro, facemmo un errore fondamentale, quando costruimmo NSU come forza elettorale, perché allora spezzammo in qualche modo il nostro radicamento elettorale, e comunque il radicamento elettorale che ci dava il quorum a Milano,
insomma, intorno al 2%, al 2-2,5%, eravamo su numeri non infimi. Ecco, allora sbagliamo perché gli errori di movimentismo soprattutto facevano. Cioè nel rapporto fra movimenti, partiti, istituzioni, del nostro sincretismo, quello diceva poi Mancini prima, non trovarono un momento di sintesi. Ecco, io credo che questo sia stato un grave errore che però derivava anche, ed è il secondo, non è una giustificazione, ma è il secondo punto di contesto che nel libro c'è, che vi prego di ricordare. Democrazia proletaria, formalmente, poi c'erano state le esperienze già nel 75, fine 75, 76, ma nacque nel 78 in un povero cinema di Roma, perché l'autofinanziamento significava che andavamo avanti. Un caldo tremendo. In un caldo tremendo. Voglio dire che noi siamo stati un partito che si è sciolto, allora c'erano ancora le lire, con 350 milioni di attivo e con 12 sedi anche nelle maggiori città che abbiamo regalato al movimento della Rifondazione Comunista che allora nasceva. Quindi è bene ricordare che i nostri conti erano a posto, i Giulio Russi, Fabio Alberti, che oggi guidano associazioni importanti degli immigrati, ce lo ricordano sempre, ed è giusto ricordarlo. Ma noi nascemmo in quel cinema con quel caldo della periferia di Roma a San Lorenzo, luci rosse, che faceva film a luci rosse, non quando c'eravamo noi, li faceva la sera. Noi parlavamo di giorno, loro facevano i film a luci rosse la sera. E nel giorno in cui fu rapito Aldo Moro, non dimentichiamo questo, dopo meno di un mese fu ucciso Aldo Moro e fu ucciso nello stesso giorno Peppino Impastato. È stato un altro pezzo importante del nostro vissuto, nel nostro rapporto appunto con i poteri criminali e in generale con il sovversivismo dei ceti dominanti. E noi abbiamo affrontato lì, abbiamo dovuto mettere, come dire, alla prova, sperimentare il nostro garantismo. Guardate, non era facile in quel clima dire che la democrazia era stata mutilata in Italia a partire dalla strage di Piazza Fontana, da tutto lo stragismo impunito e dal depistaggio. Poi abbiamo scritto un libro, infatti adesso è uscito la terza edizione, faccio propaganda, adesso è un libro che abbiamo scritto con Giovanni Impastato, uscirà fra 20 giorni, che si chiama appunto Anatomia di un depistaggio, partendo dall'uccisione di Peppino Impastato. Allora, dire queste cose, dire che eravamo contro lo Stato e contro le BR, e che non c'erano i servizi deviati, perché i servizi deviati non esistono, perché c'è un pezzo di Stato che li fa deviare, perché un pezzo di Stato è dentro lo stragismo, è dentro il sovversivismo, per dirlo con Gramsci. Beh, era dura, fu molto dura, e noi resistemmo, appunto, eravamo testardi con i muri, eravamo con Bloch veramente, con Bloch che appunto scrisse il suo libro più importante, criticando la sinistra, la Germania dell'Est, partecipando alla rivolta operaia di Berlino e restando comunista, e poi fu espulso appunto dalla Germania dell'Est. Beh, questo eravamo in qualche modo noi. E non è vero che noi non abbiamo avuto la proiezione meridionalista, lo dico perché tra l'altro anche qui voglio ricordare due persone, sono stato la settimana scorsa a Cosenza, ho avuto ospite dove l'università mi ha invitato appunto per un convegno sull'area euro-mediterranea, che credo che sia la lezione esatta di una nuova questione meridionale oggi, cioè una questione che riguarda il Mediterraneo come area che si propone all'Europa franco-carolingia. Eravamo, tra l'altro abbiamo parlato di Guido perché gli ho detto che ci vedevamo oggi, di un compagno che si chiama Mario Brunetti, che è molto legato, peraltro appunto molto legato, come sapete, al meridionalismo, tutti dei più importanti, e qui non vorrei dimenticare, in quella sede abbiamo ricordato Pino Ferraris. Pino Ferraris è stato uno dei fondatori della democrazia proletaria, cioè non è, come dire, la marcor di coloro che non ci sono più, è il ricordo di grandi pensieri di inchiesta sociale e teorica. Se vi è stata un'inchiesta operaria al Biellese, se vi è stata un'inchiesta sulle ristrutturazioni in Piemonte, questo è dovuto a questo grande tecnico politico scienziato che fu Pino Ferraris, che non a caso durante la rivolta di Reggio Calabria, non dimentichiamo, si trasferì a Reggio Calabria per capire, ed è l'unico caso che io conosca, per capire, lui teorico operaista
che usciva da Quaderni Rossi per capire se cosa accadeva nelle masse meridionali a Reggio Calabria. Ecco, in questo senso rivendichiamo anche un meridionalismo. Eravamo di meno nel Mezzogiorno, eravamo più sbrindellati, eravamo meno organizzati, non avevamo le federazioni come l'avevamo a Milano, però in qualche modo Democrazia Proletaria tentò anche una proiezione di tipo meridionalista. Ecco, e credo che va dato atto appunto a Pino Ferraris, lui, compagno oltremodo piemontese, oltremodo pereista, di averci aiutato, diciamo, a noi meridionali, di averci aiutato in questa ricerca. Ecco, io credo che questo quindi sia stato Democrazia Proletaria. Io oggi, dentro di Fondazione Comunista, quando parlo di questi nomi, la democrazia, l'internazionalismo, il rapporto tra produzione e ambiente e così via, che sono nodi ancora aperti, come dire, ritrovo il mio, naturalmente vorrei dire, il mio vissuto in Democrazia Proletaria. E questo forse è la cosa più bella, cioè pensare a Democrazia Proletaria non come alla nostalgia del passato, il sarcofago di cui parlava Mancini, ma pensare come una forza che con la sua ricerca ha tenuto aperti dei nodi che ancora oggi, se vogliamo ricostruire una sinistra alternativa, se vogliamo rifondare un pensiero comunista, se vogliamo battere questa tendenza, come dire, alla disperazionismo, per dirla con Fortini, non c'è più niente da fare, questa ricerca dei leaders, questa ricerca del grillismo, questi cortocircuiti personalistici che abbandonano la democrazia organizzata, la partecipazione, l'autogestione, la Comune di Parigi, che piaceva tanto. Beh, quando parliamo di queste cose, io credo, parliamo ancora del patrimonio di Democrazia Proletaria. Prima di dare la parola a Matteo Pucciarelli, noi volevamo fare un minimo di dibattito con voi tutti, eccetera. Però purtroppo la libreria ha un orario di chiusura. Allora io mi sono permesso di chiedere a un caro amico, nonché un caro compagno, mi sta pure testimone nelle mie prime nozze, di fare un intervento. Diciamo che un suo intervento, personalmente lo considero un intervento di tutti quanti noi che non siamo reduci e combattenti. È un compito difficile. Però parto dalla fine, quando lui dice, lui, io mi chiamo Davide Pelosio, sono stato il suo testimone di nozze. Bene, lui ha iniziato il suo intervento dicendo una cosa bellissima, presentato la fine. Questa è la rappresentazione plastica di come l'esperienza di Democrazia Proletaria per ognuno di noi sia stata anche un'esperienza antropologica, personale, di pieno coinvolgimento. Tanti anni fa dicevamo con Eugenio, a fare i militanti e i dirigenti di Democrazia Proletaria ci si divide, il sudore e nessuno di noi ha fatto carriera, nessuno di noi ha avuto successo, la vita ce la siamo costruita a morsi, qualcuno è riuscito meglio, qualcuno è riuscito peggio, ma questi sono giudizi di valore che non contano niente rispetto a una cosa che ognuno di noi si porta dentro e si porterà sempre dentro. E che la grande libertà individuale è la capacità di critica della realtà. Diverse strade abbiamo preso, diversi lavori ci hanno separato, scelte politiche anche dure ci hanno visto per dei periodi anche contrapposti. Questo non significa che non abbiamo al nostro interno, ognuno di noi, una malattia che è quella di esercitare la critica su ogni cosa che ci viene propinata. Da qualsiasi parte. Coltiviamo il disincanto, è vero, perché veniamo anche da una serie di sconfitte, ma il disincanto non è il disperazionismo, è un'altra cosa. È la capacità di affrontare e di superare anche le sconfitte, oltre che le vittorie. Io non la voglio fare lunga, io mi porto dentro questo e credo di aver avuto un minimo di coerenza, come credo che l'abbiano avuto tutti gli altri compagni. Mi fa molto piacere il fatto che ci sia una grande composizione e discomposizione in questo momento, anche politica. D'altronde se viviamo in una condizione liquida, come dice Sigmund Bauman, è questa la condizione in cui ci troviamo ad operare. E allora va bene l'autobus, va bene la boa, però c'è bisogno di un progetto. Di un progetto, perché questo è stato il nostro limite. Non avevamo un progetto vero, preciso, netto, all'altezza del momento del cambiamento. Questa è la mia lettura, per carità,
ma credo che il progetto non è qualcosa che serve da realizzare domani, serve per i giorni in cui noi camminiamo, per le cose che noi facciamo quotidianamente. Se noi agiamo senza progetto, siamo destinati a essere residuati. Io spero che prima o poi gli uomini di buona volontà un minimo di progetto lo rimettano. Finisco dicendo questo: per il lavoro che faccio io in questo momento ha a che fare con i cosiddetti poteri forti sul terreno. È una lotta durissima, dove le possibilità di sconfitta sono dietro l'angolo. Senza un progetto e senza un consenso intorno a questo progetto, non ci sono alternative alla sconfitta. Grazie a tutti voi, ma grazie a Angela che ci ha portato qua stasera. Sei rimasto solo tu, però ovviamente non ti salverai. La domanda indisponente. Matteo, per chi non lo conoscesse, è un giornalista di Repubblica, di Micromega, anche qualcos'altro, no? Basta così. È un compagno ed è l'autore del libro. Anche per te penso sia scontato chiederti di parlare del libro, sei l'autore, penso che venga automatico, però visto che sei un elettore di sinistra e visto che secondo te il PD non è un partito di sinistra, letto dai tuoi articoli, quindi cosa ti aspetti da un movimento, un cartello, una federazione, una boa, un autobus, un qualcosa dichiaratamente anticapitalista che mira a governare il paese? Bella domanda. Beh, diciamo che già stasera la premessa di stasera è molto buona, cioè Angelo è riuscito a organizzare questa presentazione unendo Fondazione Comunista e Sinistra Libertà. E io finora ho presentato questo libro a nord, come da Palermo fino a Milano, fino ad Asti, e sempre però a volte ti chiama Sinistra Critica, a volte ti chiama Rifondazione. A te non ti riesco. No, va bene. Però non si riesce mai a superare le divisioni fra gruppi e partiti, quindi io penso che l'unità è la prima cosa. Unità ovviamente su dei temi condivisi, però io non faccio politica, però osservo da esterno, ovviamente simpatizzo per una certa area politica, vedo che per esempio Rifondazione con Sinistra Libertà, ma anche con i Verdi, per il 70-80% delle cose hanno una visione comune, quindi ho questa visione molto, molto unitaria. E l'esperienza di Democrazia Proletaria è utile anche per questo, perché DP fu un progetto, provò a mettere insieme delle culture diverse tra loro, perché c'erano i socialisti come Guido Pollice di sinistra, c'erano i cattolici come Giovanni, c'erano anche comunisti, marxisti, gli operaisti, poi ci furono gli ambientalisti, insomma un progetto che tentò di mettere insieme le varie anime della sinistra, quindi io penso che questa sia presupposto fondamentale di non disperdere le forze, di non dividersi, perché anche DP poi ha avuto questo difetto. Il libro mette in luce, io penso, tante cose positive che aveva DP, però non è una geografia. Non è una geografia perché quando io racconto dei congressi c'è una velata critica, diciamo, a quel dividersi tipico della sinistra, no, su dei temi che sono importanti, però viste dall'esterno sono anche marginali, perché a sinistra siamo anche un po' malati per certe cose, siamo fissati sulle cose che la gente in realtà non capisce. La gente ha bisogno di semplicità. La gente adesso vota Beppe Grillo, no? Io è una cosa da una parte incomprensibile, però da una parte capisco, perché la gente ha bisogno di messaggi semplici. E purtroppo a sinistra abbiamo sempre avuto, io dico abbiamo perché mi ci metto anch'io, abbiamo questo difetto di andare troppo nello specifico e ci dimentichiamo poi che bisogna avere a che fare con le persone molto semplici, dei quartieri popolari, che guardano la televisione, che leggono poco. E quindi io penso che questo libro io l'ho fatto perché sono appassionato di quegli anni, ero appassionato, avevo letto tante cose su DP, non avevo trovato niente.
quindi per me è stata l'occasione prima di tutto di studiarla personalmente e poi di farne un libro. E, sì, ovviamente prima diceva il compagno, spero che non sia il sarcofago o i reduci, io non sono un reduce, neanche l'ho vissuta, quindi diciamo che non c'è questo timore. Ho scritto questo libro pensando anche a che lo leggessero ragazzi della mia età, cioè io ho pensato al libro che avrei voluto leggere 2 anni prima di scriverlo, che non sapevo nulla, infatti il libro è molto, molto semplice, è molto giornalistico, a volte quando si scrive in modo giornalistico si è anche forse un po' superficiali per certe cose, lo capisco, però preferisco che questo libro venga letto dai ragazzi come me, dai figli magari di chi ha vissuto quell'esperienza, che dal teorico o dal segretario di partito, non lo so, insomma, l'obiettivo è stato questo e penso e spero che sia riuscito, insomma io, tanti ragazzi della mia età mi hanno scritto, mi hanno ringraziato, nel senso grazie che hai reso questa storia anche, diciamo, fruibile per chi non ha vissuto quegli anni. Qui è stato detto un po' tutto su DP, quindi non è che ho molte cose da aggiungere, però devo dire che effettivamente io guardavo i manifesti prima che sono stati proiettati, sembra, cioè potrebbero essere riproposti adesso, ho scritto 2012 sotto, cioè contro l'Europa dei vagoni, per l'ambiente, cioè gli stessi discorsi. Io leggevo e nel libro c'è il piano energetico alternativo di DP dei primi anni 80, cioè potrebbe essere riproposto adesso, cioè di una è incredibile, cioè io quando l'ho visto, che l'ho trovato, mi sembrava incredibile che allora venissero fatte quelle analisi che ancora adesso non si riescono a... Sai, siamo passati tanti anni e non c'è ancora un piano energetico nazionale. Esatto, quindi voglio dire, potrebbe essere già una cosa... Sono un po' concentrato. Interessantissimo, ma anche la critica al Fondo Monetario Internazionale, tutte cose che adesso sono attuali. È vero anche che purtroppo DP non è riuscito a renderlo dal punto di vista elettorale il pensiero predominante. Quella è stato purtroppo forse l'unico limite di democrazia proletaria. Però penso che questa storia sia utile per la sinistra di oggi, cioè per i ragazzi di oggi, e più che altro la cosa che io penso adesso manchi a sinistra, ne sento il bisogno e mi fa pensare a quella storia come nostalgia di anni che non ho vissuto, che si poteva realmente, prima di tutto c'erano tanti giovani in DP e adesso se ne vedono pochissimi, questa è la prima cosa, e secondo questi giovani avevano la percezione o l'utopia di poter cambiare veramente le cose. Adesso non c'è più questa idea di poter veramente cambiare alla radice l'idea di società. Qui stiamo sempre a ragionare, no? L'articolo 18 non l'articolo 18, non mettendo proprio più in discussione, no? I meccanismi di produzione, l'idea di un'altra società. Io penso che questo manchi realmente a sinistra, l'utopia, il realismo e l'utopia. DP provò a fare questo, un tentativo, e anche devo dire la militanza di quelle persone che ci hanno messo, Giovanni mi raccontava di chi insomma aveva venduto la casa, no, per poter sostenere il partito, ma perché? Perché si aveva l'idea che prima o poi la rivoluzione si sarebbe fatta, che prima o poi le cose sarebbero cambiate, che con l'impegno personale si potesse raggiungere un obiettivo. Io penso che manchi questo adesso, penso che quella storia sia utile proprio per questo motivo, per riuscire a dare un'idea ai ragazzi di oggi, a chi si avvicina alla politica adesso, che sia possibile avere un'idea alternativa e tramutarla poi in pratica. Ripetendo adesso un attimo i manifesti e sentendo le cose che diceva adesso Matteo, insomma, la questione delle armi e del costo delle armi, continuiamo a comprare aerei per fare la guerra a chi? Non lo so, ed è una roba che grida vendetta. Le case popolari mi sembra di essere ritornati indietro di, non sono 20 anni, è indietro di 30, di 35 anni fa. Il discorso sull'assegnazione delle case popolari, sull'occupazione delle case popolari,
la questione dell'ambiente, la questione della salute, insomma, sono stati anni inutili, cioè inutili nel senso che non hanno cambiato, quando parliamo la forza del progetto e il realismo dell'utopia. Insomma, davamo un'idea di cambiamento, di contenuto. Però Matteo, c'è una cosa, e l'ha sottolineato prima Giovanni, il Partito Comunista raggiunse in quegli anni il punto più alto, il 36% dei voti, 36% dei voti, un patrimonio che poi ha dilapidato velocemente. Un Partito Socialista, come diceva Giovanni, è radicato anche nel movimento operaio. Un sindacato fortissimo che remava a favore del Partito Comunista e del Partito Socialista. Chi ci bruciava i volantini davanti alla Pirelli, ma bruciava letteralmente, me li ha strappati di mano e li ha bruciati davanti a tutti, era un tale segretario della CGIL che adesso fa il parlamentare europeo. Avevamo di fronte anche la tracotanza di un potere che diceva: noi siamo la sinistra, voi siete la mosca cocchiera, voi siete la gente che venite qui a rompere, proprio in termini esatto, poi no, senza essere volgari. E quindi quei voti che abbiamo preso, quell'1,7-1,8%, erano voti di militanti, uno per uno, e non riuscimmo a creare questo impatto, nonostante che usassimo degli strumenti anche noi di comunicazione. La prima campagna elettorale ci aiutò Umberto Eco, Fortini, ci aiutarono gente la più disperata, Dario Fo, Paolo Rossi, Paolo Rossi, ci furono gente che adesso fa opinione ridendo, no? Ma Villaggio, gente che era un'opinione, eppure non spostarono un voto, non spostarono un voto, questo è il dato vero. E quindi adesso siamo ritornati, abbiamo vinto il referendum, ma pensate, abbiamo vinto il referendum sull'acqua, ma si può dire la settimana scorsa, e a Roma già hanno deciso di vendere la struttura pubblica che controllerà. Il governo ha fatto il decreto per cui... Siamo all'aberrazione più assoluta. Quindi pensa te, adesso che in qualche modo la situazione, la gente è un po' più attenta, ma pensa noi contro chi combattevamo allora. Combattevamo contro un blocco pesante di potere a sinistra, era potere, erano le cooperative, era il Partito Comunista, era il Partito Socialista, erano i socialdemocratici, era Bettino Craxi a Milano, combattevamo contro il Partito Socialista che aveva il 15%, già allora il 15%. Pensate di fronte a questo blocco, no? Che cosa avrebbe? Il fallimento, non dico era in nuce, il fallimento nel tempo, però prima o poi la dovevi ce l'hanno fatta pagare, perché alcune cose le abbiamo fatte, come questo devo confermarlo con forza, come diceva prima Giovanni, alcune cose le abbiamo fatte contro la natura, perché i nostri leader ideologici erano troppo ideologici. Vittorio Fova dice: ma come, un mese prima delle elezioni dice bisogna presentare una nuova sinistra unita. Vittorio, io e Marco Battisti siamo quelli che ci siamo scontrati con Vittorio, che fece un viaggio allucinante, mi piace ricordarlo, in seconda classe, e noi andammo a aspettare in stazione centrale a Milano, arriva Vittorio Fova, oh, non è ancora sceso dal treno, ci aggredì letteralmente, a me Marco Battisti: siete dei delinquenti, siete dei disgraziati. Dico: Vittorio, facci parlare. No, qui non capite niente. E insomma, fumo costretti a presentare la nuova Sinistra Unita. Ma neanche una saponetta si vende un mese prima e si presenta all'elettorato. E regalammo, adesso con tutto il rispetto, regalammo sette deputati al manifesto, al PDUP, e noi uscimmo dal Parlamento. E poi ci siamo rifatti una settimana dopo, ma la rabbia in corpo sul Parlamento europeo. Tutte queste cose non vanno dimenticate, perché bisogna avere anche oggi contezza, come si dice in gergo, di chi c'hai davanti.
e della forza che c'è davanti. Quindi ricominciare da capo, ritessere il filo, dice ma ancora, sì ancora, ma è una cosa che non possiamo fare noi, è una cosa che dobbiamo aiutare a fare i giovani, aiutare a fare, e questo non lo dico con la logica del vecchio che fa la lezione a chi può fare, lo dico con un po', diciamo, con la saggezza.